Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Mercoledì 12 febbraio verrà presentato in Fortezza Vecchia la Sala Ferretti Dallo Scudetto ad Auschwitz. Ricordo di Arpad Weitz, il più grande allenatore degli anni 30, morto ad Auschwitz. È un libro scritto da Matteo Marani, del Guerin Sportivo, e questa presentazione avverrà con la collaborazione naturalmente anche del Comune di Livorno, in particolare dell'assessore all'ambiente Massimo Gulì, che abbiamo ascoltato a proposito. La disseminazione del Comune per la giornata della memoria, abbiamo inserito questo evento che essenzialmente cerca di lanciare un messaggio al settore dello sport. È un settore che spesso non è così presente e per noi lanciare un messaggio al mondo dello sport era veramente importante. Sulla base di questo ovviamente abbiamo utilizzato come strumento la presentazione del libro del direttore sportivo Matteo Marani, che apparentemente è legato alla figura di Arpad Weitz, che è stato un allenatore ungherese ebreo, che ha allenato in Italia, ha vinto uno scudetto con l'Inter e due scudetti con il Bologna. Con il Bologna ha vinto anche quella che sarebbe oggi la Champions League, e che poi per la sua appartenenza a un popolo è stato prima deportato e poi è morto in un campo di lavoro, mentre la famiglia, moglie e due figli, sono deceduti all'interno di un campo invece di concentramento. Sono stati praticamente uccisi col gas. Questo sarà uno strumento per far capire che anche il mondo dello sport è stato inserito in questo percorso di sterminio, e quindi bisogna stare sempre in guardia perché queste cose non riaccadono. Insieme a Matteo Marani verrà anche il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Gioco Calcio, che è Renzo Olivieri, e quindi insieme a loro, coordinando la serata coordinata dal giornalista Luca Salvetti, cercheremo di lanciare questo messaggio molto preciso al mondo dello sport. Ma c'è qualche legame con Livorno? Il legame con Livorno è, al di là della mia volontà, che ho lanciato l'idea, e anche se vogliamo trovare un legame vero e proprio, è che Arpad Weitz è una delle ultime partite che ha fatto in Italia da allenatore prima di dover scappare dall'Italia, l'ha fatta proprio a Livorno, giocando contro il Livorno, e quindi anche questo è un legame che può ricondurre alla città. Sarà presente anche l'ex allenatore del Livorno Calcio, Davide Nicola. Abbiamo poi ascoltato Pino Borroni, presidente dell'AIAC Livorno, l'associazione italiana allenatori calcio. Parliamo di una figura storica di allenatore, no? Mi sembrerebbe proprio di sì, perché è stato un uomo fuori del comune, eccezionale, perché quando uno ha un record così fantastico, perché vincere uno scudetto a 34 anni non è tanto semplice, proviene da essere stato un grande giocatore, perché ha giocato nella nazionale ungherese, e poi è capitato in un momento, essendo ebreo, in un momento della guerra spaventosa, e lui è uno di quelli che ha subito tutto questo. Perché, fra parentesi, coinvolto in prima persona proprio da Mussolini, il quale sembrava che disse in Italia fino al 33 e potevano stare, e invece lui appena ha scassato di te, ci ha messo 1919, così ha sconfitto tutte le cose che ci devono essere e ha preso tutti. Lui è partito, è andato in Francia, a Parigi, e di lì poi è riuscito, l'hanno ripreso lui e la famiglia, e dopo poco sono andati prima la famiglia sua, e poi i figli e la moglie, e successivamente hanno preso anche lui, sono andati a Auschwitz e ci hanno lasciato. Ecco, questo incontro si parlerà appunto di questa figura. Di questa figura, perché essendo il giorno a memoria e noi siamo sensibili anche come AIAC a queste cose, ha consentito a vedere che questo libro vada avanti, perché lo merita questa persona, è un personaggio veramente importante per noi. L'idea chi è venuta?
è venuto, sembrerebbe, a Massimo Guli insieme a Matteo Marani, che è il direttore del giornale Guerri Sportivo, che è penso anche tuttora, perché ora ne leggono di meno i libri, i giornali, ma questo è un personaggio veramente importante. Infatti dovrebbe essere anche a livello nazionale questo giorno della memoria, in virtù di questo personaggio che è uscito fuori. Ed infine ascoltiamo Gianni Giannone, il rappresentante del CONI a Livorno. Che culturale questo che è promosso anche dal CONI, no? Sì, questo qui penso che sia un momento di grandissima rilevanza culturale, perché quello che io sto dicendo da sempre è che lo sport non è solo l'attività agonistica, non è solo l'attività sportiva del gioco e via dicendo, ma è anche molto di più. È cultura, è crescita, è valorizzazione di certi ideali, di certi principi, e quindi ben venga un'iniziativa come questa, dove noi ci siamo subito collocati, abbiamo dato subito la nostra disponibilità perché le giovani generazioni facciano memoria di un evento che ha a che vedere anche con lo sport. Flashpoint. L'occhio sulla città da Radio Flash.